Ci siamo. Il Colosseo. Andiamo. Saremo lì prima dell'alba. Un momento, quella... Monteriggio di Roma? Beh, è un bel viaggetto, eh? Faccio un'analisi. Magnifico. Ora ci serve una specie di chiave futuristica. Sembra si apra con... Rap futuristico A, B. Usciva a quegli anni lì, raga. Cioè serve una password. Prova a fischiettare la quinta di Beethoven. Dannata rete elettrica europea. Non possiamo esaminare i ricordi di Ezio per trovare la password. Dobbiamo trovare quella password. Ezio sa la risposta. Il problema è che è morto. Non riesco a credere. Dimmi che ci posso fa? Non posso vedere la percentuale. Dove la trovo la password? Eccola. Ehi, forse ha a che fare con questo. Il glifi. Ancora, basta, mi perseguitano ste cose. Il simbolo è quello sulla porta della cripta. 1419, 1420 e 21. E se non fossero date? 1419, 1420. Oh mio Dio. Cosa? Dio. Avanti, parla. Va bene, va bene. Il tetragramma, i 72 nomi di Dio. Vedete? Sono tutti contenuti in tre versetti. Esodo dal 19 al 21. E sentite questa, vi piacerà. Riordinando le quattro lettere del nome di Dio nell'alfabeto ebraico all'interno del triangolo equilatero. La loro somma equivale allo stesso identico numero. 72. Ne sei assolutamente sicuro? Beh, questo è il motivo per cui lo dico a voce alta, Rebecca, ma non sono ancora arrivato al bello. La costruzione del Colosseo è iniziata nell'anno 72. Abbiamo la password. Sean, prendi il furgone. E allora viaggio verso Roma. Appunto, è quello di oggi. Avevo ragione. A parte che c'è tipo un pezzettino di palco sotto, ma dettagli. Déjà vu. Già. Andiamo. E noi che facciamo? Potreste aver bisogno di uno storico là sotto. Ha ragione Sean, le gallerie portano sotto il Campidoglio. Gli aiuterò a trovare un'altra entrata. Sta attento, Desmond. Guido io. Ah, non ci provare. L'ho vista la tua auto. Ecco, qua sembra un po' tipo il mood di Uncharted. Dettagli. Posso saltare? Sì. Che bello finire al Colosseo, ragazzi. Lucy, mi sto dirigendo verso l'entrata. Ok, bene. Se per caso vedi dei gladiatori, il mio consiglio è scappa. Grazie, me lo ricorderò. Sì, quelli che ti chiedono 20 euro per una foto, forse quei gladiatori lì. Può darsi, eh. Se no la vedo molto dura. Ok, qua c'è da scendere per forza. Queste caprette servono a qualcosa? No, però questo serve.
Vabbè, ci siamo arrivati, grazie al cazzo. Però aspetta, invece sì. Sto per tenere in mano la mela. È stato un lungo cammino, te la meriti. Secondo me non la trova. Se cambierà qualcosa, se può volgere la situazione a nostro vantaggio. Sono sicuro di sì. Deve. E sono sempre più straconvinto che non la trovi. Che la mela gli fa marameo, anche perché poi sapremo... In Revelations dov'è la mela, in realtà? In realtà la mela è Masyaf. Quindi vi spoilerò che non la trova, perché poi Ezio la portò laggiù. Magari stavolta ci andrà bene. Dedalo in muratura. Sembra un vero labirinto. L'ipogeo conteneva le celle dei gladiatori, le macchine che li portavano sulla superficie. Bravissimo, Ezio, che colpo di reni. Era coperta dall'arena. Di qui, a me pare di essere al punto di prima, però vabbè, mi sbaglio. Poi qua. Sinistra. E dietro. Cosa ti preoccupa? La data di oggi è il 10 ottobre. Allora? Indovina quanti giorni mancano al lancio del satellite. Mi sa tanto che conosco la risposta. 72. Perché la data di oggi è così importante? 72 giorni al 12 dicembre 2012. Qualcuno... È vero, perché quel gioco lì è programmato per arrivare a quella data lì. Mi ricordo che il 12 dicembre 2012, alle ore 12, okay, quando in teoria doveva finire il mondo, io ero a scuola, eravamo seduti sui banchi e aspettavamo sta fine del mondo, che in realtà non è venuta perché siamo ancora qua 12 anni dopo. Mela. E si dovrebbe girare. Esattamente. Affidiamo a questo spazio l'epilogo della nostra fine. Che venga scoperto da una persona meritevole. Che la guidi. Che determini i suoi progressi. Che salvi il mondo che ci lasciamo dietro. Chi sei? Giunone, Minerva, qualcuno. Diana. Ma Diana è della caccia, che cazzo c'entra? Niente. Là non mi ci arriverà mai. Quindi devo fare così. Ok. In principio fissammo le nostre verità sulla pergamena, sulla pietra, nei ricordi degli uomini. Questi si rivelarono troppo deteriorabili, distrutti dal fuoco, alla fame, agli allagamenti. Il mondo è nuovamente innocente. Innocente e ignorante. Ignorante soprattutto. Gli automatismi sono così surreali, ma sono così belli. Cioè, proprio fantastici. Eccitanti.
Salto all'indietro non me lo fa lire, c'ho sempre paura del salto all'indietro. Comunque, San Pietro questa? Dovrebbe. Vedendo il soffitto, sì. Minchia. Quanto è bella. Anche se me la ricordavo un pochino più grande San Pietro, eh. Arrivo. Ma tu ci hai messo? Che posto è questo? Sti cazzi, fallo te. Vedete le colonne? Ah, no. È un'altra chiesa. Pare che questa chiesa sia stata costruita sopra un antico tempio di Giunone. È quella vicino al Campidoglio, dove hanno fatto i funerali della Carrà. Certo che sei un'affascinante compagna di viaggio. Minchia, quando è uscito sto gioco mancavano ancora 11 anni alla morte di Raffaella Carrà. Pensate un po' voi. Quanto tempo è passato. C'è qualcosa là sopra. Tanto credo che bisogna prendere una strada ascendente verso l'alto. Esattamente così. Quante missioni si sono fatte nelle chiese, raga? L'avete contate pure? Da quella del Duomo di Firenze. Quella San Marco a Venezia. Quelle per l'armatura di Bruto. Abbiamo fatto un casino, raga. Però aspetta, forse c'ho la soluzione. Non c'ho la soluzione. Sì, ce l'ho. Potrebbe essere arrampicarsi sulla croce. Ma quanta storia abbiamo imparato grazie a questo videogioco? Un fottio proprio. Quando studiavamo storia a scuola o anche storia dell'arte, pensavamo, cazzo, però quello l'ho visto in Assassin's Creed. Io praticamente la terza superiore, l'anno in cui fai proprio Machiavelli, cose del genere, vi giuro, non sto scherzando, un botto di buoni voti me li ha dati Assassin's Creed con tutte ste cose. Ok, qua si deve rovesciare il coso, immagino. È che non avendo neanche mezza indicazione. È qua difficile, capito? O magari funziona da... Eh sì, ecco come funziona. Non li creammo per essere saggi. E ora sono la nostra unica fallace speranza. Loro siete voi. Voi possedete le potenzialità per comprendere, ma avete distrutto... Insomma. Voi avete rivolti contro voi stessi. Per comprendere. Signor giudice. E nascosto il resto. Si è aperto qualcosa! Il buo di Ulo di Tumà. Ecco cosa si è aperto. No, bullshit, non si dice... Basta poco per travolgere il mondo. Questa è stata perfetta. Eterno, per conservare oggetti, parole, saggezza. Che missione rilassante, ragazzi. Ne avremo i mezzi. Ma il tempo ci lucra. Possiamo distrarlo, possiamo attraversarlo con lo sguardo. Schivare a sinistra quando colpisce a destra. Ma prima o poi tira. Ecco qua. È inesorabile. Anche se in questa chiesa una missioncina l'avrei fatta volentieri anche con Ezio, eh. Salve. Non c'era nelle planimetrie. Desmond, vieni qui. Aspetta, arrivo. Se si salto da questa altezza, mi tronco tutto. È un vicolo cieco.
non ne sono sicuro. Assisteremo a una cosa bruttissima. Adesso vedrete. Se ci vuoi uccidere, devi sforzarti un po' di più, bello mio. Sean mi garba troppo. Ci siamo. Ora la password. Sempre se Sean ha ragione. Ho sempre ragione. Ma quel vicolo cieco... Mai successo, sono stato frainteso. Bello Desmond che migliora la sua faccia di gioco in gioco, anche se da Assassin's Creed 1 4K per PC era tutta un'altra cosa, cioè secondo me era il migliore a livello di faccia finora. Poi dovremo vedere in Assassin's Creed Revelezio se 70. Sarà meglio del primo. Bello, ragazzi. La mela sembra stare al centro. Meglio scoprire dove sono quei templi. Bello perché anche senza indicazioni è tutto intuitivo questo. Intanto credo che bisogna premere qua, giusto? Sì. Tutti, forse puoi attivare la piattaforma centrale. O magari trasformerai questa stanza in un'astronave e volerai via. Pensaci bene. E ancora non ci conosceresti. Voi avete 5 sensi. Ok. 6. Non avete tenuto per noi. Sei ritirato. Ok. Adesso non potrete mai sapere. Potrete provarci. Intuire. Potrete vedere. Annusare. Assaggiare. Toccare. Udire, ma non potrei. Toccare non è male, eh? Battuta che era necessaria, scusatemi. Comunque sono bloccato per quello che mi sto nervosendo. Sono bloccato. Testa di cazzo! Ma come ti permetti? Oh! Fin qui ci siamo. Ah, ok. Adesso ha senso. Dopo, quando il mondo fu disfatto, provammo a ricostruirlo tramite il sangue. Provammo a farvi unire a noi. Vedevate la scena di noi. Sentivamo... Bellissima parte questa, eh? Raga, perché se... Avete sentito anche voi? Sentito cosa? Raga, non capisco. Ma
Raga, perché si è ritratto? Che stregoneria è mai questa? No, raga, qua c'è un bug. Anche piuttosto assurdo. Non è che devo tornare. No, dai, no. Non è vero, non è vero, non è vero, non è vero. Ok, è di là. Quindi fin qua ci siamo. Infatti io non capire. Adesso capire. Bisogna essere rapidi. Ma rapidi, eh? Metteteci un countdown, qualcosa. Adesso lo piglio. Ho capito, bisogna fare quello là. Quello a sinistra, per forza. Se no non si spiega. Oh, raga, quando finisce sto gioco? Siamo a tipo 30-35 ore di gioco. Ne posso più. Devo prendere quello a sinistra, per forza. Già. Quindi si torna qui? Eh sì. È fatta. Non posso credere che siamo qui. Che parto? Anche che stronzo, però. Allora dove sono i templi? Vuoi che chieda qualcosa? O che pensi a qualcosa? Sicuro di aver chiesto la cosa giusta? Lo conosco, conosco quel simbolo. Quello è un berretto frigio. Sta per libertà. E quello è l'occhio massonico. Questi due simboli si trovano insieme in un solo. Che succede? Non riesco a muovermi. Il tuo DNA si è unito alla mela. Tu l'hai attivato. Si è fuso. Liberatemi! Il 72esimo giorno prima del momento del risveglio. Tu, nato dai nostri lombi e dai lombi dei nostri nemici. La fine e l'inizio, colui che aborriamo e a cui rendiamo onore. Il viaggio finale ha inizio. Ci sarà chi ti accompagnerà oltre il cancello. Ella non ci è visibile. La croce oscura l'orizzonte. Che stai facendo? La via deve essere aperta. No. Non puoi sfuggire al tuo compito. La bilancia tornerà in equilibrio.
Lo sta per fare, raga. Lo sta per fare. Ti prego. Non può neanche mollare la mela. Se la toccano gli altri, schiattano. E invece l'hanno trovata, visto? Lo devo guidare io. Cessa ogni resistenza. Sta per uccidere Lucy. No. Gli altri sono proprio immobili. Triangolo. Uccide Lucy. La via è aperta. Soltanto lei va trovata adesso. Risveglia. Perché Lucy era una templare. Vai. Da solo. Morta Lucy. Dopo 3 capitoli. Finisce qua, ragazzi, Assassin's Creed Brotherhood. Titoli di coda. È un caldo, sto sudando in una maniera veramente assurda. Ho bevuto tutto quello che avevo qua. Sto schiantando. Non si può saltare, vero? Vabbè ragazzi, siamo arrivati in fondo alla storia di Assassin's Creed Brotherhood, iniziata il 22 marzo del 2024, andata avanti per tutti i suoi capitoli. Che dire, meglio del 2? Da un lato sì, da un lato no. Diciamo che le 26 ore qua mi sono passate meglio, anche se ho fatto un botto di esplorazione, collezionismo, cose varie. Ci sono state tante innovazioni, non è un reskin, è un'espansione, meno missioni principali, 8 sequenze da 4-5 missioni l'una al massimo. Tanta, tanta roba, tante, tante cose. Non è ancora finita perché Ezio tornerà. Ezio che si è evoluto. Avevamo iniziato che dovevamo vivere a Monteriggioni in tranquillità. Invece se Cesare Borgia ci ha veramente scombussolato i piani. Siamo venuti a Roma, abbiamo conquistato, abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare. E la battaglia di Ezio potrebbe essere finita qua. Ma l'Ubisoft ha detto che in realtà qua non è finita, perché qua insieme a Watch Dogs, che sta uscendo a giorni alterni, ad Assassin's Creed, noi andiamo avanti. Proseguiamo verso il terzo capitolo della trilogia. Questa è la mia canzone preferita di Assassin's Creed, Venice Rooftops, ed è della colonna sonora del 2. Serie di videogiochi in assoluto favorita. È vero che poi dovremmo prepararci al declino. Il declino sarà da Assassin's Creed Unity in poi, che praticamente è l'unico Assassin's Creed che non ce l'ho mai fatta a finirlo, perché è veramente lungo, è veramente grande, è veramente abnorme. E quindi ci vorrà un bel po' per finirlo, ma faremo tutto a tempo debito. Intanto noi ci godiamo questo Assassin's Creed, ripeto, Brotherhood, che giunge alla fine dopo 30 ore di gioco sane. Mi ricordo che, cioè, neanche GTA 5 ci ho messo così tanto a farlo. Sono a più o meno 55 ore con Assassin's Creed 2. Sono quasi a 60 ore con Assassin's Creed 1. E se stessi giocando ad Assassin's Creed Valhalla non sarei neanche a metà. E quello mi preoccupa tantissimo, per quello sarà molto lungo. Ci saranno più che altro più finali da Odyssey in poi. E la cosa mi preoccupa perché io vorrei portare tutte le opzioni come feci su GTA, cosa che però ad Assassin's Creed è un pochino più complicata. E anche a Red Dead Redemption 2 molto molto ardua. Troveremo il modo di far quadrare tutto. Io intanto vorrei poter saltare questi titoli che non posso saltare. Tutto il team di Ubisoft. Ragazzi, come state vedendo, ultimamente ci dedichiamo solo alla Ubisoft, perché a parte FIFA, anzi eSport FC 24, abbiamo Watch Dogs e Assassin's Creed, due titoli Ubisoft veramente quasi praticamente di punta. E raga, non finiscono più. Tanto rispondo a un messaggio su Instagram. Posso saltare? Sto bollendo, dai. Oddio. Tra l'altro questi qua sono tutti italiani. Ah, Japanese version. A me non me ne frega un cazzo di chi ha collaborato alla versione giapponese di sto gioco. Dai, per favore. E salta. Fatemi rispuntare a Roma, dai. Ecco, i titoli di coda non skippabili, ragazzi, sono di un urto assurdo. Finiti. Raga, 18 minuti sono durati. Cioè, no, ditemi voi se è normale 18 minuti di titoli di coda.
e ci hanno ributtato a Roma. Nuova tenuta sbloccata, inventario, tenute. Vabbè, Desmond. Allora, intanto andiamo a raccogliere la rendita qua fuori. Abbiamo fatto benissimo sul finale, raga. Ok, qua dietro c'è la banca. Finiamo con Assassin's Creed Brotherhood. Ho servito tutti, principi sovrani. Solo il... Ah, gli ultimi 1500, che bello. E tira denaro. Me lo devo segnare. Intanto, statistiche 100%, non lo vedete. Comunque vi posso assicurare che dopo 31 ore, 10 minuti e 2 secondi di gioco, 100% di sincronizzazione, 330 km percorsi, 11.457 metri scalati, 137 uccisioni con la balestra, 1.596 uccisioni in duello, 1.368.735 fiorini guadagnati, 882.563 fiorini spesi, 88% di bandiere de Borgia, non le abbiamo rimosse tutte, e 59 ricordi sincronizzati al 100%. Sono statistiche che poi dovrò portarmi avanti. Comunque, detto questo, ci lasciamo, abbandoniamo, e come abbiamo fatto sul finale di Assassin's Creed 2, andiamo ad aprire Assassin's Creed Revelezio. E allora, cambio generazionale, un'altra volta, quarto capitolo della serie, ci godiamo l'intro. Cosa? Zio, non stai bene. No, se mi rovini Revelezio, io ti accoppo proprio. Revelezio, tu me lo devi aprire. Ah, ok, ok, adesso si ragiona. E già qua la musica cambia. Assassin's Creed Revelations. L'archivio è perduto, poi lo faremo. Modalità storia. Dalla prossima volta, mamma mia, ho fatto veramente schifo. 54 e 67%. Bisogna assolutamente rimediare a ste ciofeche qua fatte nel 2020. Vabbè, 2023, perché ci ho voluto un po' sbocchinare, ma questo 29 marzo 2018 che non lo apro. Raga, 6 anni che non apro sta partita. Lasciamo stare. Detto questo, ragazzi, vi ringrazio. Vi ringrazio per tutti i like, le visualizzazioni, tutto quello che avete fatto per me su Assassin's Creed 1, 2, Brotherhood e da quello che sarà Revelezio, come lo chiamo io. Datemi un bacione, alla prossima. Non disinstalliamo... Non disinstalliamo il gioco perché ci serve ancora. E ragazzi, bacione, alla prossima con Revelezio.